dopo tre gare senza vittoria la Vicenza vuole tornare al successo in campionato e proverà a farlo oggi contro i cugini dell'Atletico Potinia, che però sono reduci dal pari interno di domenica scorsa imposto alla corazzata Ferentino. Campo permettendo quindi, vista la pioggia degli ultimi giorni, delle ultime ore, ci aspettiamo uno spettacolo all'altezza per la settima giornata di questo campionato di eccellenza laziale. Girone B, quindi allo stadio Tasciotti di Sezze si affrontano Vicenza ed Atletico Potinia. Squadra in campo quindi, Vicenza in maglia bianca, avversari in casacca scura. Andiamo velocemente a ricordare le formazioni delle due squadre. La Vicenza si presenta con Cenci, Cecconi e Dirazza, compagno Rane, Luce di Trapano, Romani, Traiani, Bom, Balluziasci. Atletico Potinia risponde con Stefanini, Consolino e Noce, Proietti, Battisti e Restaini, Izzo, Bordin, Jefferson, De Gennaro e Gesmondo. Catena arbitrale condotta dall'arbitro, la signora o signorina Ilaria Di Florio di Formia. Gli assistenti sono Giuseppe Dieli di Albano Laziale e Andrea Destani di Frosinone. Mister Giannone porta con sé in panchina Massa, Savo, Marchetti, Di Carlo, Geniti, Marafini, Saccoccio di Parma ed Antonio Coronato, queste ultime due non in perfette condizioni. Sono però comunque a disposizione mister Clemente Palmieri, uno degli ex della partita. Porta con sé invece in panchina Ciotti, capitano Aquilani, quindi Buffoni, Giammè, Maricca, Napoleoni, Pagliaroli, Pelle e Filippo Ricci. Sembra tutto pronto dunque per il calcio d'inizio. E quindi siamo pronti anche noi ad avviare il cronometro. Occhiata d'intesa da parte di Florio e si parte. C'è di punizione per i Pontini a due minuti nel corso del primo tempo. Pallone in area! Nessuno tocca! E il gol è buono, c'è stato un tentativo quasi abbozzato di intervento. Cenci è rimasto completamente spiazzato e dopo due minuti il tiro di De Gennaro finisce in rete per il vantaggio ospite. Dunque, due minuti nel corso del primo tempo, Vicenza 0. Atletico Pontini a 1, il gol di De Gennaro. Tenta di mettere in movimento Palluzzi. Buono il controllo di Palluzzi, entra in area di rigore. Palluzzi tenta di mettere verso Boan, c'è la parata di Stefanini. Dunque, la risposta della Vicenza. In area di rigore Boam ci prova e poi c'è la bandierina alzata sul tocco di Traiani. Gol annullato, decimo minuto. Occasione sicuramente da rivedere, protestano i giocatori della Vicenza, ma l'assistente del direttore di gara ha alzato la bandierina, per cui il gol è annullato. Palluzzi entra in possesso del pallone, c'è lo scatto di Boam, va invece da Romani, controllo di Romani, ancora Palluzzi in area di rigore. Palluzzi tenta di metterla in direzione di Boam, l'intervento di Stefanini, c'è la sovrapposizione di Trapano, converge Romani, pallone per Boam al limite dell'area. Boam tenta di mettere in movimento compagno Cecconi. Cecconi entra in area di rigore, Cecconi la può mettere dove però non ci sono compagni. Il pallone si perde sul fondo, altra buona occasione per la Vicenza, al quindicesimo. Oh, manata da parte di Battisti su Palluzzi, arriva il cartellino giallo per il numero 15. Ancora Bordin per questo calcio da fermo. Bordin verso la porta, la respinta di Cenci. Gesmundo, è una buona occasione, va Gesmundo, palla sul destro, gli rimbalza male, pallone finisce lontanissimo dalla porta. Bordin controlla, Bordin, zona tiro, pallone sul fondo e finisce qui. Dopo 4 minuti e mezzo di recupero si va al riposo con il risultato che vede il Pontini in vantaggio in virtù del gol di De Gennaro dopo due minuti. Dunque Vicenza 0 Pontini a 1, si va al riposo.
Club di Palma, ha tenuto a riposo dopo le fatiche del mercoledì di Coppa, entra in campo e si può dunque cominciare per questo secondo tempo con il primo pallone giocato proprio dalla Vicenza. La bandierina di Palma, pallone che spiove verso Vanellucci, si coordina ma non riesce a colpire bene e spedisce sul fondo una buona occasione, la prima per nel secondo tempo della Vicenza. Palluzzi, in aria Cecconi, in mezzo, la porta è vuota, il Leone è uscito al decimo minuto del secondo tempo, il gol a porta vuota, lo mette a segno Paolo Di Palma, dunque siamo di nuovo in parità, 1-1 tra Vissetto e Atletico Pontini. Bordin direttamente in porta e c'è il gol dell'Atletico Pontinia al 15esimo, sorpreso Cenci da questa botta all'incrocio da parte di Alessandro Bordin, e al 15esimo il Pontinia è di nuovo avanti. A terra Boam, non abbiamo capito cosa ha indicato l'arbitro, ha indicato la rimessa dal fondo. Protesta Stefanini, però quindi probabilmente c'è rigore. Situazione molto confusa, forse una trattenuta ai danni di Boam. E dunque calcio di rigore per la Vicenza, 22esimo. Dunque 23 minuti, quasi 24 nel corso del secondo tempo, occasione del pari per la Vesse con rigore di Palluzzi. Va Palluzzi, spiazzato Stefanini, il Leone ruggisce dunque, nuovo pari per la Vesse, lo ha realizzato Diego Palluzzi. Ora punizione per il Pontinia, sempre Bordin, barriera molto vicina, tiro basso stavolta, non, nessun problema per Cenci. Treiani, avanza, Treiani in area di rigore, va giù ed è ancora rigore per la Vicenza. Alla mezz'ora la grande azione da parte di Giacomo Treiani e l'arbitro stavolta in maniera molto molto limpida ha indicato nuovamente il dischetto, il tocco di Restaini. Se lo è conquistato e va anche a batterlo Giacomo Treiani. Dunque 31esimo, occasione per portarsi in vantaggio per la Vicenza. Va Treiani, tocca Stefanini, ma non basta, il Leone ruggisce per la terza volta. La Vicenza stavolta in vantaggio, ha segnato dal dischetto Giacomo Treiani. In azione Palluzzi, tocca per Boam che può entrare in area di rigore, Boam, la respinta di Stefanini, bravissimo. Pallone che spiove verso il centro e poi c'è il gol dell'Atletico Pontinia che pareggia ancora, il tocco dovrebbe essere di Jacopo Buffoni, è proprio lui al 39esimo che segna il gol del pari. Rozzolino, zona cross sul secondo palo, Gesmundo controlla in area, Gesmundo, Cenci la inchioda lì, attenzione perché il pallone è buono per Di Palma, al centro c'è Cecconi e non ci riesce l'assist di Di Palma, ma c'era anche la bandierina alzata, gioco fermo. Se succede qualcosa che fuori gioco, alza la bandiera e finisce tutto.
E dunque dopo quasi 5 minuti di recupero finisce allo stadio Tacciotti 3-3 tra Bissezza e Atletico Pontina, una partita dall'andamento schizofrenico soprattutto nel secondo tempo. Andiamo velocissimamente a ricordare i marcatori: De Gennaro dopo 2 minuti per il Pontina, nella ripresa al decimo il pareggio di Di Palma, quindi Bordin su punizione per l'1-2 per Palluzzi al 24esimo su rigore per il 2-2, ancora un rigore per la Bissezza al 31esimo conquistato e realizzato da Treiani. E alla fine, al 39esimo, Buffon in mischia ha realizzato il gol del pari. È tutto qui dallo stadio Tacciotti di Sezze. Dunque, Bissezze, Atletico Pontinia, finisce 3-3. Dopo partita di Bissezze Atletico Pontinia con Giacomo Treiani, autore del gol su rigore del vantaggio della Bissezze, una partita che nel secondo tempo ha avuto un andamento imprevedibile. Sì, abbiamo preso gol dopo poco per un fallo vicino all'area di rigore, una disattenzione, il gol da parte un po' di tutti, insomma, incomprensione. E poi il secondo tempo siamo entrati con un altro piglio, abbiamo alzato la prestazione sicuramente. Poi i gol loro vengono comunque da sempre disattenzioni nostre, potevamo fare di più, poi ci siamo sempre rialzati dopo ogni gol. E poi abbiamo preso il pareggio sempre per un'altra palla inattiva, disattenzione, dobbiamo stare attenti su questi particolari, però mi sento di fare i complimenti ai ragazzi e alla squadra, perché comunque lo spirito c'è, non manca, li siamo sempre rialzati, però dobbiamo stare più attenti su palle inattive e disattenzioni, ecco. Può aver inciso l'impegno infrasettimanale soprattutto nel finale? Ma io penso di no, perché comunque abbiamo tanti ragazzi, la formazione di mercoledì non è stata la stessa di oggi, quindi chi ha potuto recuperare, sì, la stanchezza c'è, però comunque ci alleniamo bene, siamo fisicamente, ci sentiamo bene, quindi non penso sia stato proprio quello il problema è proprio di attenzione e dobbiamo crescere, siamo tutti giovani, dobbiamo crescere, fare più attenzione a questi dettagli, perché ogni dettaglio fa la differenza, come abbiamo visto oggi. Paolo Di Palma, attaccante della Bissezza, un gol facile oggi, un tap-in praticamente a porta vuota, ma mi sembra che nel secondo tempo, forse con i cambi, forse perché magari è calata anche un po' la prestazione degli avversari, la squadra si sia spessa in maniera migliore. Sì, siamo entrati con il giusto piglio il secondo tempo, loro si sono un po' abbassati per via anche del risultato e noi siamo entrati molto bene nel secondo tempo, abbiamo fatto una buona riaggressione e poi, diciamo, per gli episodi siamo, come ha detto Jack, siamo una squadra giovane e purtroppo stiamo pagando questi episodi. Una classifica che è ancora presto per guardarla, solo 7 partite, però ecco, insomma, diciamo che la distanza dalle posizioni che conta comincia a farsi ampia. Poi questa vittoria che manca da un po' di tempo, al di là del risultato di Coppa in campionato, state faticando nelle ultime partite, vi pesa un po' questa cosa? Sì. La vittoria non aiuta solo la classifica, aiuta anche il morale di tutti noi, come ho detto prima siamo una squadra giovane, quindi vincere aiuta a vincere, sì, ci manca, dobbiamo lavorare in settimana di più per curare anche questi episodi che in questo momento ci vanno a sfavore. Ecco, un'ultima cosa, 3 gol subiti, tutti e 3 su palla da fermo, forse c'è qualcosa da vedere da questo punto di vista? Beh, la colpa è di tutti, prendiamo gol ma l'errore nasce prima, il terzo gol, quello che abbiamo preso da calcio d'angolo, il primo errore nasce da me che butto la palla in calcio d'angolo, quindi l'errore è a monte, poi ci sono altri errori in sequenza, però dobbiamo curare questi episodi, come ho detto prima, che ci stanno, in questo momento ci stanno girando a sfavore.